Sì, Gianluca, un botta e risposta a distanza, quello tra Stefano Rodotà, giurista ed ex candidato alla presidenza della Repubblica per il Movimento 5 Stelle, e il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Un botta e risposta che certamente va ad alimentare quello che è un clima già infuocato di polemiche relative alla costruzione della TAV. Questa mattina Rodotà era a Torino, dove ha preso parte a un convegno dedicato alla questione dell'acqua, organizzato dal Forum dei Movimenti per l'Acqua Italiani, e a margine ha pronunciato alcune parole in cui sottolineava il suo auspicio che possa aprirsi in Italia una riflessione politica più ampia sulla realizzazione dell'opera, e nello specifico Rodotà ha sottolineato come atti come la lettera delle nuove Brigate Rosse siano deprecabili, nel punto in cui si sottolinea che le BR si aspettano e si augurano uno scatto in avanti da parte del movimento No TAV, sia politico che organizzativo. Dicevo, Rodotà le definisce parole deprecabili ma comprensibili, e questa presa di posizione da parte di Rodotà ha fatto scattare subito la reazione a distanza del ministro Alfano, che ha parlato da Milano. Ascoltiamo le sue parole. E poco fa è arrivata anche la precisazione da parte di Rodotà, che ha detto inaccettabili le parole delle BR, ma inaccettabile anche la strumentalizzazione del ministro Alfano. E intanto in queste ore a Torino è arrivato anche il capo della polizia, Alessandro Pansa, che ha tenuto in questura un vertice sulla sicurezza relativamente alla costruzione della Torino-Lione. E nel pomeriggio il capo della polizia arriverà qui a Chiomonte per fare visita proprio al cantiere che avrà il via ai lavori in modo deciso a partire da lunedì per la costruzione del tunnel della Maddalena. Ieri il ministro dell'Interno Alfano aveva poi precisato che arriveranno proprio in queste ore qui a Chiomonte ulteriori 200 militari, che andranno a sommarsi agli altri 215 già presenti e dedicati esclusivamente alla sorveglianza del cantiere. Questo per sottolineare la linea presa dal governo, la linea, diciamo, di fermezza. Abbiamo sentito questa mattina quelle che sono le voci dei cittadini della valle, ascoltiamole e poi linea allo studio. La gente della Valle di Susa, chi protestava all'inizio, non ce n'è neanche più uno di quelli. È tutta gente, io addirittura ho parlato con gente, perché so dove c'è il campeggio lì sotto che arriva dalla Bolivia, ci rendiamo conto. Qualcuno li aveva pagato il viaggio, non è che vengono concorsi. Si è filtrato qualcuno di troppo e ci sono questi problemi, però a parer mio chi ha dei bambini piccoli e chi ha una famiglia da crescere e tutto quanto sarà preoccupato soprattutto per quello, per la salute. Purtroppo ci sono quei giovani che non sono controllati, fanno quel che vogliono e non è gente del posto, quindi la gente ha paura. E Stefano Rodotà in diretta con noi al telefono, ben trovato, buongiorno professore. Grazie di avermi dato la possibilità di, non dico di chiarire, ma sì, di evitare che le parole che io ho detto siano strumentalizzate. Io ho voluto dire una cosa molto semplice: ma che cosa vi aspettate dalle dichiarazioni di brigatisti rossi che sono rimasti prigionieri di quella cultura? Non che siano comprensibili come giustificabili, ma continuano a esprimere una cultura che è stata e rimane pericolosa. Questo ho voluto dire semplicemente. Quindi professore, il comprensibile era riferito all'identità del brigatista, non comprensibile come giustificabile. Questo, esattamente questo. Ma che cosa vi aspettate da persone che sono rimaste prigioniere di una cultura che ha provocato danni e continua a provocarne, o che vorrebbe continuare a provocarne? Io mi auguro che non ci sia seguito a dichiarazioni di questo genere, ma è questo semplicemente quello che ho voluto dire. Voglio aggiungere che forse le dichiarazioni del ministro, non voglio, dovranno essere un po' più prudenti, conoscendo la mia storia proprio personale di contrapposizione dura
sia culturalmente sia politicamente, con qualche rischio quando ero in politica. Quindi io mi sono limitato a sottolineare un dato di realtà. Ci sono ancora, rendetevene conto, questo ho voluto dire, altro che giustificarle, è un elemento ulteriore della inaccettabilità che io ho voluto sottolineare. Quindi insomma, professore, lei ribadisce giustamente, inaccettabili le parole, il comprensibile è soltanto riferito alla storia delle Brigate Rosse, che dunque comprensibilmente che cercano un aggancio sui notav. Però le chiedo allora, tanto ancora per chiarire di più il suo pensiero su questa vicenda, fino a dove sono comprensibili le proteste della gente della valle, guardi, nei confronti dei lavori della TAV? Non vorrei di nuovo essere frainteso, mi vorrei fermare qui, vorrei chiarire questo punto, la comprensibilità che riguarda una cultura, poiché io, che cosa, se io trovo un signore che appartiene a un movimento che si chiama Forza Nuova e fa il saluto fascista e l'apologia del fascismo, è chiaro che è comprensibile, nel senso che quella è la sua cultura e la manifesta così, usiamo la parola cultura in modo molto generoso. E quindi ciò che io voglio sottolineare è che quando abbiamo di fronte delle manifestazioni dobbiamo renderci conto a che cosa arrivano. Ecco quello che io ho voluto dire, lo ribadisco, e la mia distanza è totale, ma questo è un dato di realtà e infatti si è manifestato. Quindi la sua distanza è totale da qualsiasi forma di violenza, diciamo. Non ho mai avuto dubbio su questo punto, non ho mai avuto dubbio, lo ribadisco oggi anche rispetto a ciò che accade in Val di Susa. Ogni manifestazione violenta ha da parte mia il più assoluto dissenso. Professore, grazie, è stato chiarissimo. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Intanto in Germania...